Giro. Giro. Siamo in compagnia di Luigi Lagna, consigliere di maggioranza dell'amministrazione del Comune di Galatina. E sembrerebbe che lei il disturbatore di queste, diciamo, le elezioni, diciamo, per quanto riguarda queste elezioni 2014, il secondo anno che succede? Che ne sì. pensa su questo? Non sono assolutamente un disturbatore dei lavori della Commissione, ma bensì volevo soltanto mettere in evidenza e portare, far sapere a tutti i cittadini di Galatina, Collemeto, Santa Barbara e Noa, che mentre la consigliera Villani nomina direttamente gli scrutatori, così come la legge lo prevede anche, il resto della Commissione ha voluto dare un segno di maggiore trasparenza e anche di possibilità a tutti i cittadini che ne fanno parte della lista degli scrutatori. Stanno sorteggiando, per cui sarà la sorte a decidere chi sarà nominato scrutatore e chi invece non potrà essere nominato. Invece la consigliera Villani sta facendo la nomina diretta, io penso tra l'altro anche accontentando alcuni, ma credo anche lasciando del malcontento in altri. Non credo che i suoi elettori saranno contenti, perché non potranno certamente essere tutti quanti accontentati da questa sua indicazione. Per cui sinceramente sono rimasto molto deluso, speravo che almeno quest'anno
si sarebbe, diciamo, allineata rispetto alla commissione e quindi avrebbe anche lei sorteggiato. Così non è stato e quindi sono veramente amareggiato di questa situazione che si è venuta a creare qui a Galatina. Mi dispiace purtroppo per i cittadini di Galatina che non potranno in questa circostanza avere questa possibilità. Saranno in tutto più di 100 scrutatori fra effettivi e supplenti, e per cui diciamo che lei ha deciso ulteriormente così. Ai cittadini l'ardua sentenza quando andranno a votare per quanto riguarda tutte le prossime campagne elettorali, e quindi niente, solo questo. Sembrerebbe che volesse chiamare anche i carabinieri, non so se ha sentito chiamare i carabinieri. Sì, perché praticamente lei lo scorso anno mi aveva accusato quasi sia di essere stato presente e quindi addirittura magari lasciato il posto di lavoro quando io invece non ero sì in servizio, perché avevo regolarmente timbrato l'uscita quando io sono venuto praticamente qui ad assistere al sorteggio. Oggi invece è sabato, per cui è la mia giornata libera e quindi per cui sono soltanto delle sue così sogni che praticamente rimangono lì nel cassetto e che non potrà assolutamente sortire nulla. Io sono tranquillo con la coscienza e anche con quello che prevede la norma legislativa per quanto riguarda le assenze. Ripeto, io l'anno scorso avevo preso un permesso e quindi ero regolarmente assente ed è assolutamente possibile riscontrare questo che dico tramite il cartellino che praticamente... Se eventualmente lo riterrà di fare un esposto, la Procura della Repubblica potrà tranquillamente fare tutti gli accertamenti. Io sono tranquillo con la mia coscienza. Voglio farti un'altra domanda. Non certamente come lei, che invece, ahimè, dovrà dare conto agli elettori visto di questa sua ulteriore scelta di fare questa nomina. A tutti gli altri consiglieri di maggioranza? E di minoranza anche, perché c'è anche il consigliere Amante che è di minoranza e che sta sorteggiando così come il sindaco e il consigliere Longo di maggioranza. Sì, l'abbiamo visto. Però la domanda mia era questa, cioè la questione è questa. In pratica lei ha, diciamo, protestato su questa cosa, diciamo, di queste nomine che lei fa, insomma, per queste elezioni 2014, ma perché come consigliere di maggioranza lei, Luigi Lagna, protesta e gli altri non dicono mai, cioè gli altri consiglieri, i suoi colleghi, perché non lo so, l'importante è che comunque, cioè, solamente lei protesta, cioè gli altri non dicono nessuno, non dicono niente. Perché protesta il consigliere Lagna? Io protesto perché affinché la cittadinanza possa essere messa a conoscenza di quello che sta accadendo nella commissione. Quindi l'importante è che ci sia un consigliere di maggioranza, che si chiami Luigi Lagna o si possa chiamare Biagio Galante o chiunque altro consigliere, che potrebbe anche essere di minoranza. Diciamo sono d'accordo con lei e tutti gli altri. Io diciamo che sono un pochino più, non lo so, amareggiato e quindi spero che nel futuro eventualmente la consigliera Villani si possa ravvedere e possa lei, anche lei, infatti gli ho chiesto, ma magari anche per una sola volta, o uno sì e uno no potrebbe anche sorteggiare, invece ha voluto continuare nel suo modo di fare, quello di andare ad indicare i nominativi che lei aveva già prescelto. Comunque lei ha sorteggiato anche lei, ho visto che ho sorteggiato anch'io e quindi chiunque può sorteggiare, chiunque può partecipare e può sorteggiare. Questo per verificare la trasparenza del sorteggio che viene effettuato e quindi tranquillamente può partecipare alle operazioni. Grazie. Grazie e saluti a tutti i cittadini. Buongiorno. Allora, siamo in compagnia di Lilli Villani e il consigliere Lagna, il secondo anno che è, diciamo, disturbatore di queste elezioni 2014, l'anno scorso, quest'anno nuovamente. Lei che ne pensa su questo? E che devo pensare? Nulla. Io non mi sarei mai permessa di andare in una commissione a disturbare, anche perché io faccio una nomina, per come io vengo convocata in questa commissione per nominare gli scrutatori, perché la legge prevede questo.
Io nomino tra ragazzi, giovani studenti, giovani disoccupati, ragazze madri e donne che non lavorano, padri di famiglia che non lavorano. Quindi io faccio quello che la legge prevede. Poi voglio dire, io non voglio fare polemica stupida, io faccio politica per il bene comune, non la faccio per personalismo. Ha detto che voleva chiamare anche i carabinieri, insomma, alla fine. È ben normale, perché è una commissione speciale dove non si può intervenire. Il consigliere Lagna è stato ripreso anche dal sindaco. Dico, lei era presente, ha visto. Quindi in una commissione, poi se non si conoscono le regole principali della politica, io non ci posso fare niente. Mi scusi, ma io ho bene, va bene, ciao. Allora, sindaco. E secondo anno che succede normalmente una cosa del genere, e perché c'è Luigi Lagna, il consigliere, ogni volta ci sono queste proteste, insomma, quando succede, quando si fanno queste c'è stata una dissidenza del consigliere Lagna che, di cui risponde, ha parlato lui chiaramente. Per quanto mi riguarda, noi abbiamo dato esecuzione a un provvedimento e a una delibera del consiglio comunale che invitava la commissione a far sorteggiare i scrutatori, che secondo noi è sinonimo di trasparenza e di equità. Su questo ci siamo astenuti. Ora, consigliere Villani ha assunto un altro atteggiamento, chiaramente ognuno può decidere e prendersi responsabilità di quello che dice e che fa. Basta. Ciao.